Dalla cabina di regia nazionale oggi arriverà il responso sulla permanenza dell'Abruzzo in zona gialla. Alla luce dell'indice RT sulla contagiosità da Covid-19, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì esprime cauto ottimismo. Vengono valutati i dati riferiti alla scorsa settimana, durante la quale non si era ancora registrata la nuova impennata di casi, in particolare nell'area metropolitana Chieti-Pescara. Preoccupa la circolazione del virus e in particolare la variante inglese. Il sindaco Carlo Masci ha chiesto alla regione misure più restrittive e ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia. È quello che il comitato tecnico deciderà in base ai dati. L'ospedale di Pescara è andato in affanno nei giorni precedenti, quando c'è stato un numero elevato di ricoveri positivi e del pronto soccorso. È in atto la rete emergenziale di tutta la nostra regione, per cui subito si sono attivate le emergenze e hanno trovato ospitalità a questi pazienti in altre ALS, per cui adesso è una situazione gestita. L'Abruzzo è attualmente la prima regione in Italia che si è dotata di ecografi polmonari domiciliari per effettuare diagnosi precoce nei pazienti assistiti dalle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. 30 apparecchi che, vista la sempre maggiore richiesta di valutazione ospedaliera di pazienti con infezione da SARS-CoV-2, sono molto importanti per identificare patologie pleuroparenchimali e in particolare la polmonite interstiziale, ha spiegato il referente regionale per le emergenze Alberto Albani, presentando il progetto insieme all'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì e al coordinatore regionale delle USCA Giovanni Iannetti, che si è occupato di formare il personale medico che già dal 1° dicembre è operativo sul territorio. Che la guerra si vince sul territorio, non all'interno degli ospedali, per cui per vincere questa guerra dobbiamo dotare le USCA di tutti gli strumenti idonei per fare una diagnosi precoce e soprattutto evitare un iperafflusso di pazienti all'interno degli ospedali e dei dipartimenti di emergenza-urgenza. Abbiamo fortemente voluto, io come referente regionale, l'acquisto di numero di ecografi sufficienti, cioè 30 per tutte le USCA, e ho nominato il dottor Iannetti, che è il presidente della più importante società di ultrasonografia italiana, cioè la SIUMB, perché coordinasse questa operazione. L'ecografia è un mezzo molto potente, specialmente nelle fasi iniziali, per poter capire se il paziente intanto non ha la polmonite, quindi è psicologicamente molto importante, o se questa polmonite può essere curata a casa, o se altrimenti bisogna andare in ospedale, proprio sia per evitare il sovraffollamento, ma anche per il benessere psicologico del paziente. Da dicembre abbiamo iniziato con la provincia dell'Aquila e abbiamo formato tutti i giovani colleghi delle USCA, i quali hanno la possibilità di inviare sia tramite WhatsApp delle brevi clip a un centro di riferimento e alla fine a me, o hanno la possibilità di inviare poi i referti degli esami ecografici ad un web comune in tutta la regione. Questo peraltro permetterà di avere dei dati importanti in tutta la regione nei pazienti che sono stati esaminati in questo modo.